amici di Caffè 80 Storia Ritorno al Futuro, eccoci di nuovo qua. Siamo con il fascicolo 15 e 16. 15 perché nuovamente un'altra ruota posteriore che non serve che vi spieghi come va montata, perché in altri video precedenti che trovate qua nell'info box superiore nei suggerimenti vi spiego come montare la ruota. Quindi saltiamo questo passaggio che è una cosa semplicissima. Abbiamo solo tre pezzi, abbiamo la gomma, il cerchione e il tappo, e passiamo al fascicolo 16 e finalmente abbiamo le prime parti del motore. Andiamo a vedere all'interno del fascicolo cosa troviamo. Troviamo la parte sinistra della scatola del cambio, parte destra della scatola del cambio, la parte finale della scatola del cambio, i supporti dell'asse, le guarnizioni e le viti. Apriamo il pacco, quindi tutti i pezzi descritti a inizio li troviamo all'interno. Andiamo ad operare e a vedere cosa ci fa fare. Allora, prendiamo il pezzo 16C, cerchiamo di capire dalle istruzioni a quale corrisponde. Visto così dovrebbe essere questo qua, l'altro è il pezzo destro, quindi il suo speculare. Prendiamo questo e prendiamo il pezzo 16C, che è la parte finale del cambio, e andiamo a inserirlo cercando di prendere questi due buchi che combaciano con questi due. Quindi così semplicemente, due viti AM, cacciavite, come sempre quando sono due viti nello stesso pezzo prima imbocchiamo e poi stringiamo per evitare di andare fuori asse coi buchi. Una volta inserite possiamo andare a stringere tranquillamente tutte e due le viti. Perfetto. Prendiamo ora il pezzo 16D che equivale a questo e il pezzo 16E. Di questi pezzi ne abbiamo due, ma direi che sono identici, quindi non cambia quale prendiamo per primo, e stessa cosa vale per il gommino. Inseriamo il 16E nel 16D in questa maniera qua, prendiamo il lato del motore che abbiamo appena montato e andiamo a inserire. Allora, vi faccio vedere una cosa. Questo pezzo ha un piccolo gradino qua. Una volta messo il gommino, si nota comunque il piccolo gradino. Questo pezzo ha un buco con scasso dove andrà appoggiato il gradino. Lo avviciniamo e prendiamo una vite EP per andare a stringere dalla parte interna del cambio fino all'esterno in questo buco. Il gradino ci aiuterà a non far girare il pezzo che è tondo. Perfetto, stretto. Prendiamo adesso l'altro pezzo identico, stessa cosa, gommino. Prendiamo l'altro lato del cambio. Ripetiamo. Di nuovo vite EP. Stringiamo. A posto.
adesso la situazione è questa. Avviciniamo i due componenti e usiamo le due BTN che ci sono rimaste da avvitare. Perfetto. E le viti andranno inserite nella parte destra, diciamo, perché il cambio sarà montato in questa posizione qua. No, scusate, parte sinistra, abbiamo due buchi dove inserire le viti DM. Una e due. Andiamo a stringere. Qua siamo di nuovo con un pezzo in ferro, quindi non abbiamo problemi a stringere. Ok, questo è l'aspetto finale del pezzo del cambio correttamente montato. Molto bene, quindi anche questo fascicolo è terminato. Ci vediamo per il numero 17. Come sempre, like al video se vi è piaciuto, commenti per consigli che ci volete dare o che volete chiederci. Attivate la campanella per le notifiche, così riceverete la notifica ogni volta che viene caricato un video. Grazie per averci seguito e al prossimo video. Ciao a tutti amici di Ritorno al Futuro e Caffè a Tanta Storia.